Dolcetto scherzetto è la frase di rito che i bambini di mezzo mondo reciteranno davanti le porte delle case, come richiede la tradizione di Halloween. La festa pagana, negli anni, è diventata anche in Italia un appuntamento atteso da piccoli e grandi. La parola d'ordine è travestirsi, le maschere di streghe e mostri sono le più gettonate, proprio come nei film del filone horror e come nel celebre videoclip della canzone Thriller di Michael Jackson. Una ricorrenza che unisce e divide. Negli ultimi giorni la Papa Giovanni XXIII l'ha definita una festa del diavolo. Nonostante il veto degli ecclesiastici, saranno numerosi i party, le iniziative e le serate a tema che saranno organizzate nell'intero paese e anche a Rimini. Uno speciale Halloween con il mercatino gotico e artigianale, trasfilate, spettacoli, artisti, antichi mestieri e stand gastronomici sarà quello di San Mauro Pascoli. Per i bambini e ragazzi invece, il Museo della Città di Rimini propone due appuntamenti serali sotto il titolo Un museo da paura, entrambi alle 21. In piazza Pascoli a Viserba, spettacolo di animazione curato da Bimbo Bell. Nell'entroterra della provincia di Rimini alle 20 al Teatro di San Leo, Stregonerie e Pozioni. Una strega speciale introduce tra viottoli e luci soffuse nella città dove fu prigioniero il conte di Cagliostro, con musica, trucca bimbi, animazione, cioccolata calda, giochi e vin brûlé. A Cattolica si trascorre in biblioteca la notte del 31 ottobre tra letture, giochi e film d'autore. Innumerevoli poi le serate a tema anche in discoteca, dal Jolly di Nova Feltria passando al Cocoricò di Riccione. Insomma, fantasmi, zucche e dolci saranno travolti dal brutto tempo che si sta abbattendo sulla nostra penisola, un clima perfetto che renderà ancora più macabra la notte dei morti viventi.